Tra scienza e fede vengono mantenute, forse da entrambi i lati, posizioni di diffidenza e soprattutto nel sentire comune questi due ambiti restano inconciliabili. Che cos'è la neuroteologia? Quali sono i suoi ambiti di studio? Quali le tematiche che essa affronta? In questo video ci addentriamo un po' in questa nuova e affascinante frontiera scientifico-teologica. La teologia utilizza da sempre modelli presi a prestito dalla filosofia anche per l'interpretazione della fede. Questi modelli per oggi sono insufficienti, sono superati. Le ricerche neuroscientifiche affrontano temi come il comportamento umano, la coscienza e anche la fede, esprimendo poi risultati anche in termini filosofici. Molto interessante è quindi osservare che cosa accade nel campo delle neuroscienze, che oggi sono chiamate a parlare anche di teologia. Con il termine neuroteologia si designa quella scienza che studia ciò che avviene a livello neurobiologico durante l'esperienza religiosa e di fede. Il primo punto nevralgico è considerare il corpo in tutta la sua pluridimensionale complessità. L'Occidente è stato segnato dalla riduzione del corpo a oggetto e questo spesso è stato il grosso ostacolo che ha impedito di approfondire il concetto di soggettività. Le funzioni mentali non possono essere pensate oltre il corpo, ma integrate ad esso. I percorsi emotivi hanno poi un ruolo in primario nell'esperienza corporea e la crescita umana. La mentalità occidentale pone invece tradizionalmente la ragione al di sopra di tutto. È necessario ripensare la dualità mente-corpo in termini di unità, senza abolire le differenze, ma integrandole. In questo il modello simbolico ci potrebbe aiutare molto, in quanto fa parte della sua natura comporre le dualità, facendo in modo che ciascuno degli elementi coinvolti sia d'aiuto all'altro. Simbolo dal greco symballo, che significa mettere insieme, far coincidere. Il corpo oggetto e corpo soggetto devono essere integrati. Per fare questo è necessario trovare dei modelli filosofici alternativi e l'apporto delle neuroscienze è determinante. La sfida della coscienza è potenzialmente la sfida dell'oggetto più complesso dell'universo. Oggi abbiamo la possibilità di studiare il cervello senza lesionarlo attraverso nuovi strumenti. Il processo della coscienza è la geniale intuizione del filosofo e psicologo William James, espressa in un articolo del 1904. Per poter procedere è necessario però rovesciare la prospettiva. Non è il cervello ad avere un corpo, ma è il corpo ad avere un cervello. Dai progressi delle neuroscienze emerge la centralità non del cervello, che non esiste separatamente dal corpo, ma la centralità del corpo tutto. Le neuroscienze hanno scoperto che al centro di tutte le attività umane, le azioni, i sentimenti, i pensieri, c'è il corpo. Questo non può essere ignorato dalla teologia e aggiungo anche dalla liturgia. Questa acquisizione è anche poi fondamentale per l'analisi della ritualità. Studiando i riti emerge il primato della corporeità. La cosa più importante nell'esperienza religiosa sono i riti, cioè quelle azioni corporee ed emotive attraverso le quali il soggetto si apre a nuovi mondi, ma solo attraverso il corpo però. Nel racconto della risurrezione i discepoli non riconoscono subito Gesù. Lui si fa toccare, parla, mangia. Recupera cioè la fisicità del suo io pre-resurrezione. L'identità non è data esclusivamente dall'anima. I modelli filosofici che contrappongono corpo e interiorità non sono quindi più sostenibili. In descrizione metto il link di un interessante intervento del professor Giorgio Bonaccorso che tratta proprio di neuroscienze e centralità del corpo.